24 gennaio 1944. Pertini e Saragat, futuri presidenti della Repubblica, evadono da Regina Coeli insieme a 5 loro compagni di prigionia. Sono stati arrestati il 18 ottobre 1943 e rinchiusi nel braccio nazista del carcere romano, come condannati a morte in attesa dell'esecuzione. Le fucilazioni si susseguono quasi quotidianamente a Roma. Saragat ricorda come Pertini diffondeva serenità fra i prigionieri politici. Lui era abituato, perché aveva già fatto parecchi anni di galera, volle subito il vestito di galeotto, lo pretese, i secondini ebbero di fronte a lui una specie di complesso di inferiorità, perché videro il vecchio galeotto che se ne intendeva di regolamento meglio di loro. Diffondeva attorno a sé un'atmosfera di serenità anche a quelli che sapevano che sarebbero stati accoppati, perché manteneva nel carcere l'atteggiamento di uno che si trovi a casa sua, vero? E quindi vuole che gli abiti siano stellati bene. Infatti lui metteva gli abiti del galeotto sotto il materasso, in modo che al mattino la riga dei pantaloni fosse perfetta. Aveva l'eleganza del duca d'Edimburgo, vero? Quando il 22 gennaio 1944 gli alleati sbarcano ad Anzio, il rischio che le esecuzioni dei condannati a morte, come Pertini e Saragat, vengano accelerate, si fa sempre più vicino. I socialisti organizzano l'evasione con documenti falsi, ma Pertini rifiuta di uscire senza gli altri compagni. Eravamo in 7, perché Pertini pose come condizione giusta o tutti e 7 gli arrestati o nessuno. Vengono avanti. Giuseppe Saragat. Qui. Sandro Pertini. Gli agenti carcerari che favoriscono l'evasione rischiano la loro stessa vita. La sera del 24 gennaio i 7 evasi si allontanano di corsa dal carcere. Riprenderanno l'attività clandestina in varie zone di Roma. Pertini raggiungerà l'Italia del Nord, dove si congiungerà agli altri capi della guerra di liberazione per continuare a combattere contro i tedeschi.